Sera ben ritrovati a Spazio Salute, giungiamo al termine all'ultima puntata di questo secondo ciclo di trasmissioni eh, dedicate alla sanità. Il nostro appuntamento settimanale di approfondimento dedicato al tema della sanità, della sanità e lo facciamo occupandoci ehm, di, di un tema di grande attualità che è quella che potremmo definire un po' la sanità del prossimo futuro, che eh, impareremo a conoscere meglio da qui in avanti, molto incentrata sull'assistenza territoriale, è un po' la lezione anche che ci ha dato il Covid in questi, in questi ultimi anni, eh, lo faremo alla luce degli obiettivi eh, stabiliti e delle risorse messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Eh, parleremo dunque, come dicevo, della nuova organizzazione territoriale che si sta dando la, la ASL di Teramo, delle nuove strutture come le case della comunità o gli ospedali di comunità che, eh, come dicevo prima, impareremo a conoscere, che sorgeranno anche sul nostro territorio e delle funzioni che avranno eh, nel sistema globale, nel sistema generale eh, dell'assistenza tanta carne al fuoco, dunque, come potete immaginare, abbiamo diversi ospiti con cui parlarne. Ve li presento subito partendo dal dottor Valerio Filippo Profeta, che è il direttore del Dipartimento di Assistenza Territoriale della ASL di Teramo. Benvenuto direttore. Grazie. Poi, sempre in studio al mio fianco il dottor Gian Domenico Pinto, direttore dell'Area Distrettuale Adriatico della ASL di Teramo. Benvenuto dottore. Grazie, buonasera. C'è poi con noi anche eh, l'ingegner Valentino di Felice Ardente, ingegnere dell'ASER di Teramo, con il quale entreremo un po' più nel, nel tecnico per così dire, eh, soprattutto delle strutture appunto che sono previste dal, mh, da questo nuovo assetto organizzativo e da questa uh, riorganizzazione voluta dal PNRR. In collegamento c'è anche un ospite in collegamento che stiamo subito per vedere, eccolo qui lo vedete alle mie spalle, il dottor Stefano Greco, dirigente medico dell'area distrettuale adriatico dell'ASL di Teramo. Benvenuto dottor Greco. Buonasera, buonasera a tutti. Col dottor Greco ci soffermeremo soprattutto su un aspetto che è una novità introdotta recentemente dalla Asle di Teramo che è eh, l'Agicot, un'agenzia che si occupa della gestione e della presa in carico dei pazienti anziani fragili, una innovazione che eh, appunto in questo periodo sta muovendo i primi passi. Eh, partirei però subito, andrei nel dettaglio, come dire, con un'introduzione, definiamola così, un quadro generale, dottor Profeta, di ciò che prevede il PNRR di quella che è un po' la filosofia di fondo, no? di questa che molti definiscono una vera e propria rivoluzione nell'assistenza, quantomeno perché di territorio, di assistenza territoriale, di sanità di prossimità, per così dire se ne parla da tantissimo tempo, ovviamente ci sono già degli esempi eh, sia di strutture che di servizi offerti anche dall'AS di Teramo, cosa cambierà rispetto all'attuale con eh, il PNRR? Eh, come diceva lei, eh, l'esperienza della pandemia eh, del Covid-19 ci ha eh, indotto a livello nazionale a ripensare a un po' tutta l'assistenza sanitaria, sia quella ospedaliera sia quella territoriale. Il, come posso dire, il motivo fondamentale del piano di, eh, nazionale di ripresa e resilienza, eh, può essere sintetizzato nella frase il domicilio come primo luogo di cura del paziente. Praticamente occorre riportare la sanità che eh, negli anni aveva visto una eh, spinta ospedalocentrica sì. mh, a, eh, al domicilio del paziente, quindi comunque a quelle che possono essere eh, definite come strutture di prossimità eh, anche perché, perché eh, il, eh, si è oramai compreso bene che eh, l'ospedale non riesce a dare da solo a tu, eh, risposta a tutte le esigenze e che oltretutto eh, i nuovi sistemi di eh, assistenza ospedaliera prevedono che nell'ospedale sia un posto per gli acuti. Mm. Mm. cioè ci si arrivi solo. Ci si, come il razzio, no? Ci si si arrivi, razio, no? Cioè. no, non come il sistema razio <coughs> esclusivamente per cose che non possono essere fatte altrove. <coughs> tutto ciò che può essere fatto altrove, eh, esami, raggi, risonanze, <coughs> tac, eccetera, quello andrà a mano a mano spostato tutto sul territorio, di modo che l'ospedale possa eh, <coughs> Occuparsi esclusivamente dei casi più gravi e ricoverati senza quella commistione non solo di funzioni ma anche di persone, certo. il che significa problemi di igiene, di pulizia, eh, di persone che entrano ed escono e portano scombussolamento organizzativo ma anche igienico. Di ispirati. contaminazioni e ecco. quant'altro. Quindi ognuno, diciamo, eh, ognuno a casa sua, ecco, certo. tanto per… Eh, eh, dirla molto semplice. Prima di entrare nel dettaglio appunto di ciò che cambierà, è ehm, effettivamente una innovazione concreta, forte rispetto all'attualità, cioè eh, rispetto a ciò, alle strutture che siamo abituati già a conoscere, ai distretti sanitari, eh, insomma, a tutto questo mondo del territorio. Eh, è un'innovazione concreta, effettiva? Andrà ad implementare molto rispetto a quello che già esiste. Allora diciamo questo: che una riorganizzazione e un ampliamento eh, è obbligatorio, non è, il PNR eh, ti lasciava solamente una possibilità, aderisci o non aderisci. Nel momento in cui hai aderito, ti fissa termini, tempi e modalità che devi seguire pedissequamente. Certo. Non potevi non aderire ecco, ma noi abbiamo aderito e quindi Insomma, anche per eh, sfruttare le opportunità no. sì, le risorse ma, a disposizione certo, che certo, non sono certo. perché altrimenti eh, non è che dal punto di vista concettuale c'è niente di nuovo eh, già la riforma, dicevo prima insomma che se ne già è la riforma del de, de 78 de la, la, la riforma sanitaria del 78 poneva uh, l'assistenza territoriale come punto centrale dell'assistenza sanitaria, ma questo è per 40 anni eh, è rimasto mm. per lo più eh, un concetto astratto. Certo. Poi ci sono state delle aziende mm. che eh, mm. si sono comunque, anche se lentamente, incamminate sulla strada dell'assistenza territoriale e questo dico mh, eh, in tutta sincerità l'azienda La, Asli di Teramo grazie a tutti i suoi direttori generali eh, ha avuto sempre un, un occhio quantomeno per l'assistenza territoriale, non è stata esclusivamente ospedalocentrica quindi diciamo noi oggi eh, ci troviamo eh, un, come dire già con un, 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 un buon un, punto di partenza un buon punto di partenza no, non per niente noi siamo una delle uniche otto aziende sanitarie italiane che è stata scelta dalla Genas eh, per un progetto europeo proprio sulla eccellenza nelle cure primarie. Ecco. E questo, insomma, probabilmente rispetto a quanto stavamo dicendo Poc'anzi, eh, dottor Pinto, ecco, come diceva anche il dottor Poffetà prima, il Covid ha dato anche un po' una sveglia, no? Cioè nel senso ci siamo accorti che eh, non si può. Curare tutti in ospedale, soprattutto in, in occasione di una pandemia, dove poi i problemi si accumulano e, e ne sorgono sempre, sempre di nuovi. Lei che si è occupato anche molto di Covid in questi ultimi anni, insomma, ci può confermare questo. Sì, il Covid diciamo che ha messo a nudo, eh, come diceva il dottor Profeta. Quelle che per 40 anni diciamo, è stato solo un aspetto concettuale, cioè l'assistenza la territoriale, che deve essere almeno posta di pari passo all'assistenza ospedaliera, ma non solo in termini organizzativi, ma soprattutto anche in termini di finanziamenti perché il problema è che eh, se concettualmente si parla di potenziamento del territorio ma non gli si danno le risorse non solo economiche ma anche di personale, è chiaro che eh, le eventuali buone intenzioni rimangono tali e quindi eh, comunque eh, persone che hanno bisogno eh, di prestazioni ma anche di eh, livello... Basso, cioè delle cosiddette prestazioni di primo e secondo livello, che sono eh, le prestazioni eh, diciamo ambulatoriali, eh, si trova costretta a rivolgersi all'ospedale. Certo. Eh, cioè L'esperienza del Covid ha messo in evidenza questo. Eh, la, faccio l'esempio eh, che è proprio calzante, che è quello della Lombardia, che tutti quanti noi per tanti anni abbiamo... abbiamo Uh, abbiamo guardato la Lombardia come punto di eccellenza di molte patologie e della possibilità di risolvere uh, molte delle problematiche uh, di tipo sanitario. Con il Covid è stato visto che la Lombardia si è trovata completamente uh, diciamo, spiazzata da un punto di vista territoriale e tutti noi sappiamo come l'evoluzione uh, diciamo lombarda non sia stata di pari passo. Con quella di altre regioni dove invece l'assistenza territoriale era stata anche se faticosamente posta in atto, tipo il Veneto, l'Emilia Romagna. Noi come ASL di Teramo, e anche qui eh, mi piace sottolinearla, eh, questa cosa eh, c'è stata veramente un'attenzione particolare sul territorio con la costituzione come so chi, parlo di questa struttura che si chiama UCAT e che ha preso in mano tutta l'assistenza eh, Covid territoriale e che ha dato dei risultati eccellenti eh, ponendo l'ASL di Teramo come punto di riferimento eh, regionale e non solo eh, per cui eh, si è potuto veramente toccare con mano come la capacità di avere eh, sul territorio eh, un, una, un, una struttura o più strutture sanitarie eh, efficienti eh, dia delle risposte che sono quelle che poi la popolazione cerca. Assolutamente. E a proposito di sanità che va sul territorio e che dunque intercetta i bisogni della popolazione direttamente sul territorio, eh, dicevo c'è questo progetto, questa eh, novità. Introdotta dalla ASL di Teramo, il progetto Agicot, l'agenzia di integrazione e continuità ospedale Territorio. Eh, chiedo alla regia a Pietro Baldassarre, eh, di aiutarci anche con eh, delle slide che abbiamo a disposizione, che ci aiuteranno un po' a seguire anche il discorso che faremo eh, da, da, qui, da qui in avanti. E voglio andare quindi immediatamente dal dottor Stefano Greco, che ehm, ci aiuterà appunto a capire. Di cosa parliamo quando parliamo di Agicot, di questo progetto, di questa agenzia e di quali eh, attività sta già portando avanti in questa, in questa fase? Dottore. Allora, fondamentalmente, eh, come avevamo già detto nel, negli interventi del dottor Profeta e del dottor Pinto, l'Asli di Teramo ha eh, insita una vocazione, una particolare attenzione a quella che è l'assistenza sul territorio. Frutto uh, di, uh, di questa particolare attenzione è anche uh, questo progetto, un progetto ideato dalla TRE di Teramo in collaborazione con l'Università uh, di Firenze, uh, che uh, ha vinto un bando ministeriale uh, del 2019, quindi parliamo uh, sostanzialmente di epoca pre-Covid a manifestare appunto questa particolare attenzione. Eh, un bando ministeriale eh, che eh, era finalizzato alla eh, sperimentazione di percorsi di continuità eh, assistenziale socio-sanitaria, soprattutto nella, eh, nella cura e nella presa in carico delle fragilità. Eh, nella declinazione del progetto, eh, il target eh, scelto è stato eh, quello dell'anziano fragile, con eh, l'obiettivo di una presa in carico fondamentalmente integrata eh, e che permetta a questa agenzia di eh, determinare un ruolo strategico di coordinamento tra i diversi attori che eh, esercitano e eh, creano l'assistenza la, eh, eh, per la fragilità come servizi sanitari, ma non solo, il sociale, il terzo settore e la comunità, comunità tutta. Uh, la struttura: vi uh, posso fare qualche, sì. un esempio pratico, cioè nel senso, visto che comunque avete iniziato con questa attività di, di assistenza, di presa sì. in carico, mi pare con i primi 20 pazienti 20. Che, uh, sì. che state seguendo. Uh, di fatto, diciamo, quando uh, ecco, uno di questi soggetti, anziani fragili, come ha ricordato lei, uh, viene dimesso dall'ospedale, che cosa succede? Come, come agite? Intanto è, è utile uh, identificare il fatto che questi primi uh, 20 casi sono stati il frutto di una selezione uh, e di una collaborazione sia con le unità operative ospedaliere, appunto attraverso anche il servizio NIOT delle dimissioni protette della FALLE di Teramo, sia uh, attraverso un rapporto consolidato con i medici di uh, medicina generale. Una volta segnalata o uh, selezionata. Uh, la persona assistita, uh, l'agenzia uh, Agicot prende in carico attraverso un contatto con uh, il caregiver o uh, l'assistito direttamente nel momento in cui ne ha possibilità per monitorare, agevolare quelli che sono i contatti uh, con la macchina assistenziale attraverso uh, dei trasporti, l'organizzazione uh, e la programmazione di esami strumentali e eh, eh, tutto quello che può permettere una maggiore aderenza ai percorsi assistenziali eh, studiati appositamente eh, per il diretto interessato. La particolare e eh, innovativa diciamo, eh, peculiarità di questa di quest agenzia è anche eh, il particolare interesse all'aspetto sociale, quindi un eh, ricorso, un eh, sostegno anche a quelle che sono delle condizioni nelle quali il problema sanitario non necessariamente rappresenta eh, il primo problema della, della persona assistita. Ecco, in questo senso c'è anche una collaborazione con altri enti, con altre istituzioni, esempio, i comuni che si occupano appunto di attività di assistenza sociale, no? alle, alle persone. Ah, assolutamente sì. Attraverso anche la coprogettazione della struttura di questa agenzia. Abbiamo avuto molti scambi sia con i servizi sociali di ambito, nelle strutture dei distretti di Montorio e di Teramo, così come in tutto il mondo dell'associazionismo e del terzo settore, in modo appunto da convergere questa, queste energie positive verso una migliore e più unitaria assistenza. Dopo questi primi 20 pazienti anziani e fragili, prevedete comunque di estendere il servizio anche a più figure, a più persone? Assolutamente sì, è già in atto un continuo flusso, eh, come dicevo appunto, con le unità operative eh, selezionate e eh, con i medici di medicina generale, con la segnalazione attraverso appositi requisiti condivisi di casi che eh, ci auguriamo possa strutturare un circolo virtuoso e possa dare un effettivo servizio alla comunità. Dottor Profeta, in merito a quello che stiamo dicendo. Mi pare insomma di poter sottolineare che, come diceva anche il dottor Greco, prima, questo bando, questo finanziamento risale al 2019, quindi all'epoca pre-Covid, però anticipa un po' quelli che sono i temi no, di cui parlavamo prima: dell'assistenza domiciliare, dell'assistenza territoriale. Diciamo questo, non è che il PNR è nato perché una mattina uno si è svegliato. Oh. No? È chiaro che eh, era eh, già mo molte cose erano già nell'aria, eh, almeno quantomeno. Eh, chi era più attento eh, già si era reso conto che occorreva eh, fare qualche cosa eh, in più e di diverso rispetto a prima e quindi già ci si stava orientando verso un certo tipo di eh, riorganizzazione. Per questo io penso che eh, il, la risposta che degli inizi, proprio gli inizi dell'epidemia che siamo riusciti a dare, eh, con il gruppo di lavoro che sì. è stato eh, sostenuto eh, fortemente dalla direzione generale, dal direttore generale di Giosia, che eh, ha lavorato con noi, anzi, noi abbiamo lavorato con lui eh, quasi 24 ore su 24, eh, almeno nel primissimo periodo. Eh, beh, se noi siamo riusciti nel giro di due o tre settimane a mettere su una macchina come quella del Lucat era perché comunque delle idee eh, e dei, dei presupposti Ma cioè, eravamo, insomma, ecco, ecco, oh, ecco, non ce insomma provvisti un'idea di strumenti notiziali io vorrei tornare adesso invece un po all'argomento eh, cardine l'argomento principale, quindi proprio eh, il PNRR, quello che mh, comporta, ciò che prevede, quindi mm. da un punto di vista più pratico, più, più operativo, no? Dottor Profeta riparto sempre da lei. Incominciamo un po' a fare la conoscenza di quelle che dovrebbero essere le strutture previste dal PNRR. Allora, diciamo, la struttura eh, attorno alla quale poi ruoterà tutto è quella dove proprio non vanno le persone cioè eh, saranno le centrali operative territoriali. Eh, le centrali operative territoriali eh, rappresentano lo snodo eh, di informativo di tutta l'assistenza territoriale. Devo andare sulla slide eh, eh, sì. il, specifica, sì. il, le, le COT, così l'acronimo, Centrale Operative oh, Territoriali. Sì. Eh, invece la uh, parte più operativa, eh, chiamiamola così, quindi quella di maggior interesse per uh, il cittadino, sì. perché è quella che vedrà più da vicino, è proprio la Casa della Comunità. La Casa della Comunità è una struttura di tipo socio-sanitario, nel senso... Deve essere il punto unico di riferimento per l'assistito, sia per i bisogni sanitari sia per i bisogni sociali. Torniamo per un po' questo, a questo ragionamento di integrazione. Per questo nelle case della comunità ci dovranno essere non solo i servizi sanitari ma anche i servizi sociali eh, che vengono garantiti dai comuni o dall'associazione dei comuni. Certo. Ora, eh, è chiaro il territorio italiano è eh, quello... Teramano non fa eh, eccezione. È assai variegato. Noi andiamo da città, eh, più o meno grandi, eh, cittadine, eh, paesi e paeselli. E quindi eh, le strutture devono essere dimensionate a seconda del bacino di utenza. Noi abbiamo previsto tre grandi case della comunità, quindi sono case cosiddette Hub quindi che hanno un ruolo centrale sia rispetto a se stesse ma anche rispetto alle case più piccole che eh, afferiranno comunque a quel territorio. Poi dovrebbero sorgere dove? Dovrebbero sorgere una a Teramo, una a Nereto e una a Roseto degli Abruzzi. Eh, queste case della comunità AB chiaramente eh, incolperanno al loro interno Uh, non solo l'attuale distret struttura distrettuale, uh, ma uh, vedranno all'interno uh, l'operatività dei medici di medicina generale, degli specialisti uh, convenzionati o ospedalieri, dei pediatri di libera scelta, assistenti sociali, psicologi, uh, consultori uh, e quant'altro il, in una, eh, dovrebbero funzionare eh, diciamo in teoria H24 è chiaro che nelle ore notturne eh, funzionerà una sorta di guardia medica sì. tanto per eh, far intenderci però sicuramente saranno eh, attive 8-20 eh, almeno nei giorni feriali eh, almeno 6 ore nei giorni festivi probabilmente. Quindi insomma per dare una, una disponibilità sì, 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 in un certo sì, senso sì. Il più ampia. Poi possibile. abbiamo queste più piccole ecco, che sono le altre le, le Spock. Uh, delle Spock che uh, sono un po' più uniformemente distribuite. Eh, ne avremo a Martinsicuro a... ad Atri a... all'isola del, del Gran Sasso Bicenti, Bicentine. Martinsicuro Silvia sì, sì. e Montorre Alvomano sì. no? quindi insomma c'è un capillarmente anche, possibile oh, diffuso oltre a queste strutture oltre a queste strutture cioè, eh, verranno eh, inserite nel sistema strutture ancora più piccole che noi abbiamo definito come punti di erogazione sì. che abbiamo, sì, avremo sia sì, Cellino Atanasio, a Ambrosiano Sant'Angelo. Sono molto più, diffuse un po' il territorio. Ecco, di qui di abbiamo l'elenco grazie a Pietro Baldassare in regia che ci mostra appunto sì. l'elenco. E poi, Stagno, Cellino, e poi eccetera, eccetera, e eccetera. siccome dicevo prima, noi abbiamo anche dei paeselli Mm. di 200-300 abitanti, sì. 400 abitanti, che però magari risiedono in posti molto decentrati o addirittura in grandi comuni. Valle Castellana è uno dei più grossi comuni di Cortino, sì. un altro territorio ampissimo ma con una bassissima densità di popolazione. Ebbene, in questi eh, è impensabile che possa funzionare una struttura fisica. Mm. Eh, fissa. Delicata, sì. allora, per questo abbiamo pensato ad ambulatori mobili eh, su camper che praticamente una volta ogni 15 giorni, ogni 10 giorni a seconda delle esigenze, eh, porteranno in questi piccoli paesi si porteranno, eh, per fare prelievi, eh, accertamenti eh, di primo livello, elettrocardiogrammi, eco. Consulenze ostetico-ginecologiche e quant'altro diciamo di essere di un primo supporto all'assistenza territoriale. Beh, insomma, l'offerta per così dire è ampia, tra un po' andremo anche a parlare di quelli che sono gli ospedali di comunità, cerchiamo di capire quelli cosa sono anche. Dottor Pinto, innanzitutto le chiedo se c'è una differenza sostanziale, come dire, anche di di servizi erogati tra uh, le case di comunità SPOC Hub, insomma le tre principali Hub e le altre SPOC, oppure se è soltanto una distinzione per così dire di carattere territoriale, no? i centri principali e i centri minori? No, la, differen questo. la differenza eh, è sostanzialmente eh, di tipo eh, strutturale, cioè eh, la numerosità delle, eh, dei servizi e eh, gli orari di attività. Le case di comunità Hub, come diceva il dottor Profeta, avranno eh, la presenza eh, almeno di 30-35 medici di medicina generale, di pediatri di scelta, di infermieri, del CUP, di un centro prelievi, eccetera. Eh, e quindi lavoreranno un H24 con le strutture notturne che sono quelle della, proprie della, eh, della continuità assistenziale. Le case di comunità Spock invece sono un po' più... Eh, piccole diciamo un po' più eh, hanno le stesse funzioni ma in misura eh, minore hanno una strutturazione su un H12 più che su un, su un H24 eh, qui vorrei spendere ancora una parola Prego. sulla eh, capacità dell'ASL di Teramo di eh, essere eh, avanti rispetto eh, ad altre realtà mi fermo solo a quelle regionali ovviamente perché è quello che ci interessa perché eh, volevo sottolineare il fatto che l'ASL di Teramo è l'unica ASLE in Abruzzo UCCP. che ha attivato già quattro uh, UCCP. Mi piace legare anche a questo, insomma, lo dicono anche a che qualcosa che già conosciamo no? sul nostro territorio questo genere di organizzazione. Esattamente, sono le cosiddette unità complesse di cure primarie, che eh, sostanzialmente, magari in una strutturazione eh, più raccolta, Uh, ma già opera da diversi anni sì. in, in, questa, in questo modo. Questo ci consentirà, nel momento in cui saremo nelle condizioni di attivare uh, concretamente uh, queste, queste strutture, uh, di avere già una larga esperienza, ma che non è soltanto un'esperienza di tipo uh, gestionale, ma anche, se mi, mi è consentito, di tipo proprio culturale, perché se all'interno di queste strutture una delle figure centrali saranno i medici di medicina generale, noi sappiamo bene come il medico di medicina generale ha una sua connotazione culturale nelle attività ambulatoriali. Nell'ASL di Teramo eh, i nostri medici di medicina generale sono già pronti eh, anche, ripeto, culturalmente nella condivisione eh, delle, delle attività sia con i colleghi eh, medici di medicina generale ma anche con le altre... Eh, strutture eh, sia territoriali che ospedaliere e quindi questo eh, sarà una carta vincente secondo noi eh, su quella che sarà l'avvio eh, diciamo vero e proprio eh, che sarà ci auguriamo come è scritto nel PNR eh, nel, a... sul, ecco, nel 2026 20, quindi non è poi nemmeno tanto tanto ah, lontano certo, perché no. eh, e quindi eh, noi saremo già eh, pronti sotto questo aspetto e non mi sembra una cosa secondaria. Quindi da un punto di vista diciamo, organizzativo, culturale, di esperienza c'è eh, già un buon, ehm, un, un buon substrato da cui, da cui partire. Da un punto di vista strutturale, qui chiamo in causa l'ingegner Valentino Di Felice Ardente, eh, che finora ha ascoltato tutti i bei discorsi relativi no, all'aspetto sanitario, eh, socio-assistenziale, da un punto di vista strutturale. Eh, visto che stiamo parlando di numerose, come dire, sedi che dovrebbero sorgere, sono tutte realtà nuove che devono essere realizzate oppure si andrà ad intervenire anche su eh, sedi, strutture già esistenti, magari da adeguare? Ecco, qual è il, il percorso da fare da questo punto di vista? Allora, diciamo che da un punto di vista prettamente tecnico la sfida è altrettanto esaltante rispetto a quella, diciamo, sanitaria. In quanto Perché i tempi sono strettissimi, eh, per il primo trimestre del 2026 bisogna avere tutte le strutture eh, già eh, pronte. Eh, qui, per quanto riguarda la tipologia di interventi, andiamo dalla manutenzione straordinaria per le strutture esistenti alle nuove costruzioni, 4 in questo caso, fino ad arrivare all'adeguamento sismico dell'8-2 del Mazzini. Sì. Eh, le nuove costruzioni saranno quelle della casa e dell'ospedale di comunità di Teramo che sorgeranno in Contrada-Casalena, della casa di comunità eh, di Roseto degli Abruzzi e di quella di Nereto. Quindi gli, eh, gli hub, diciamo così, le case di comunità AB esatto. saranno nuove costruzioni sì. da realizzare, eh, già individuate nelle loro come dire, localizzazioni. localizzazioni nelle... Sì. Roseto sarà in piazza Marco Polo e Nereto, vicino all'attuale distretto sanitario di base, okay. l'investimento e quindi il finanziamento è consistente, parliamo di 26 circa milioni di euro per queste strutture e, e la sfida appunto è, è quella di riuscire a realizzarle, ad averle pronte per, in tempi molto ristretti, quindi primo trimestre del 2026. Esatto. Però è una sfida da, come dire, da, da vincere, no? se la parete a, ad arrivare puntuali a questo, a questo appuntamento. Riguardo, eh, prendo spunto da questo ehm, passaggio su, sugli investimenti, insomma, sui finanziamenti poi anche a disposizione, no, dottor Profeta, facciamo un po' un quadro generale perché abbiamo questa slide. Non so se la regia ce la può mostrare, eccola qui, che proprio fa: eh, è uno schemino che riassume quelli che sono i finanziamenti a disposizione dell'intera regione Abruzzo suddivisi per le quattro ASL: l'AS as numero 4 è quella di Teramo. Quindi investimento i, finanzi, i finanziamenti eh, più consistenti sono per le case della comunità 12.850.000 euro circa. Eh, poi per gli ospedali di comunità, che tra un po' ci spiegherà anche che cosa sono, perché ancora non abbiamo parlato di questa struttura: 5.700.000 euro circa per le centrali operative territoriali un po' meno di 500 mila euro, poi ci sono anche altri tipi di investimenti no, per gli adeguamenti antisismici e anche l'acquisto di grandi apparecchiature ehm, sì. che immagino debbano poi integrare no, l'offerta sanitaria, quindi qui in questo caso 8 milioni e 900 mila euro circa, insomma sono somme consistenti che soddisfano abbastanza, per abbastanza, così dire, abbastanza. ecco questo abbastanza come dire servirebbe... Ancora qualcosa in più non è mai sufficiente. Eh. In sanità eh, sufficiente non è mai, eh, perché eh, l'ottimo eh, è difficile da raggiungere. Allora noi ci accontentiamo cioè, del buono okay. eh, e qui diciamo sono buone somme. Buone somme. Il, un problema, ma questo è noto a tutti, è che i rincari. Eh, dei prezzi, dei costi hanno determinato eh, di fatto una salutazione poi di queste somme, mm. cioè. eh, però insomma eh, si stanno cercando dei correttivi eh, per poter eh, ovviare anche a questo. Qui la, la voce del tecnico ci può aiutare di più dell'ingegnere di Felice Ardente, è così insomma? Sì, sì, sì questa fase, questa congiuntura economica generale incide ovviamente anche sui progetti dell'A. Sicuramente perché le, diciamo che gli importi stimati sono quelli pre eh, rialzo dei prezzi, quindi sì. oggi sicuramente vanno, vanno rivisti, vanno adeguati, eh, speriamo in, eh, diciamo, Magari in qualche in ecco, accorgimento da questo, da questo punto di vista. Um, sugli ospedali di comunità che ci dice il dottor Profeta e poi anche il dottor Pinto ecco queste due strutture giusto che dovranno sì. essere individuate cioè sono state individuate Teramo e Atri allora, cosa sono gli ospedali di comunità innanzitutto se devo dire la mia eh, il termine eh, ci crea confusione mm. Cioè ospedale poi richiama comunque la eh, struttura... Perché ospedale... Noi stiamo parlando oh, del territorio, oh, l'assistenza ecco, domiciliare. Cioè, invece di... qui torniamo a parlare di ospedale. Questa è una struttura residenziale di assistenza eh, temporanea, eh, 15 massimo 30 giorni di degenza per quei soggetti che eh, non possono essere correttamente gestiti a domicilio sia per ragioni sanitarie, ma anche per ragioni logistiche, nel senso non tutte le abitazioni sono in grado di poter eh, dare assistenza a certi tipi di paziente. Eh, però eh, possiamo dire che l'ospedale per acuti sarebbe troppo. Quindi sono strutture intermedie tra il domicilio e l'ospedale, sia in un senso, cioè dal, dal domicilio il medico di medicina generale può decidere eh, che questo paziente è bene che trascorra un, una settimana, 10 giorni, 15 giorni in, in un ospedale. Per essere della... meglio beh, seguito, beh, meglio assistito. Oh, oh. Ma anche perché certe volte è anche importante che in queste situazioni eh, si Possa fare un addestramento anche dei familiari all'assistenza. Oppure in dimissione ospedaliera, la persona non ha bisogno più dell'ospedale e anche magari forse una RSA può essere troppo, però ha bisogno diciamo, di una limatura dell'assistenza da fare prima di andare a domicilio. Eh, insomma, anche in questo caso quindi ci sarà un po' no, da familiarizzare, in un certo, certo senso, con certo, queste novità certo. da parte anche degli utenti, e, 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 no? punto, punto, non va confusa né con una lungodeggenza né con una casa di riposo, perché altrimenti perde la sua funzione. Questi sono alla fine saranno 40 posti tra tutte e due. Sì. Eh, si, si esaurirebbero subito se fossero Invece devono essere, essere strutture molto agili ad a da, a un turnover molto rapido perché occorre dare queste risposte eh, immediate eh, su determinate di, tipologie insomma, di, di osservazione, di, 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 pazienti, di, osservazione. Ecco, di osservazione del paziente ehm, a Teramo come diceva l'ingegnere prima sorgerà a Casalena anche l'ospedale sì. di comunità, ad Atri invece eh. nell'area ospedaliera dell'ospedale nell'area ok in, in questa cartina che stiamo vedendo invece eh, dottor Pinto, qui si riassume praticamente quella che è la l'organizzazione territoriale che andrà ad assumere l'ASL la di Teramo, adesso il nostro Pietro Baldassare ce la mostrerà a pieno schermo, ecco qui, qui proprio il riassunto no, di quello che ehm, avremo, per così dire, quando sarà tutto quanto pronto, in un certo senso. Sì, diciamo che eh, questa immagine eh, è significativa perché tutto quello che abbiamo detto, eh, è il, ribadisco l'esordio, della nostra chiacchierata del dottor profeta e cioè eh, la prossimità. Eh, questa immagine eh, ci dice come eh, abbiamo cercato di programmare gli interventi di cui abbiamo parlato proprio eh, per dare la possibilità a tutta la popolazione della nostra azienda eh, di avere dei punti di riferimento certi eh, sul, sul proprio territorio per non essere abbandonati a, a loro stessi eh, soprattutto quando hanno bisogno come dicevo all'inizio eh, di una prestazione che eh, ancorché magari di eh, primo o di secondo livello risulterebbe difficile oggi effettuarla voi per una eh, localizzazione, eh, soprattutto mi riferisco alle zone interne ovviamente, che sono eh, più difficili da raggiungere anche da un punto di vista della viabilità, e invece in questo caso è, eh, eh, siamo noi che andiamo verso eh, la popolazione, ma ovviamente il discorso non, non è soltanto questo, perché non è soltanto per raggiungere la popolazione, ma è come. Eh, dicevamo prima e eh, eh, credo che sia importante sottolinearlo, eh, c'è proprio un cambio di paradigma nella, nella, eh, diciamo nella programmazione sanitaria nazionale e regionale che è quella appunto di aver capito anche con l'esperienza del Covid che eh, sul territorio eh, si ha eh, la possibilità di dare più assistenza. Un'assistenza eh, più eh, efficace, un'assistenza più economica eh, e più di soddisfazione per, per il paziente ed evitare quindi che i nostri ospedali vengano presi d'assalto eh, in maniera eh, inutile e poi purtroppo come si verifica spesso non si è più in grado di dare le risposte eh, più efficaci invece quando ci si trova di fronte a eh, situazioni anche di emergenza. Eh, perché magari i nostri pronto soccorsi sono pieni di persone eh, mm -hmm. che eh, per l'80-90% dei casi eh, non dovrebbe essere in un pronto soccorso, ma avere, eh, essere soddisfatti in una maniera diversa. In questa eh, mappa che abbiamo visto di nuovo poco fa vedo ancora la presenza dei distretti sanitari, no? dei distretti sanitari che attualmente già sono operativi mm -hmm. sui nostri territori, quindi il fatto che restino ancora, nonostante queste innovazioni, cosa vuol dire? Cioè, cosa continueranno ad offrire? Il distretto sanitario... come dire, funzione? No, assolutamente, il distretto, il distretto sanitario rimane eh, la struttura di riferimento eh, e di coordinamento di tutta questa, di tutta questa fase innovativa, eh, perché il, il distretto sanitario è il punto eh, nel quale eh, c'è diciamo, la, la possibilità e la capacità. Uh, di fare la programmazione sanitaria del proprio territorio. Quindi, uh, anche qui, l'Asla di Teramo è stata lungimirante quando uh, furono costituiti i distretti sanitari, uh, che non erano cinque uh, distretti sanitari come oggi, noi abbiamo al di là delle due aree eh, diciamo, che adesso raggruppano i distretti, aree, sì. le due macro aree che eh, raggruppano però in realtà i cinque distretti sanitari che l'ASL di Teramo ha costituito all'inizio proprio eh, con eh, diciamo, eh, la 502 e eh, poi con il, 200, con il decreto ministeriale 229 a differenza di altre realtà abruzzesi dove eh, sono insistiti fino a qualche tempo fa anche 20-25 distretti sanitari parcellizzando l'offerta sanitaria in maniera disomogenea eh, e quindi i anche qui noi siamo già pronti con i nostri distretti sanitari a essere punti di riferimento della popolazione come già lo, lo, lo sono, eh, ne abbiamo 5 e 5 sì. rimarranno sì. per il momento, quindi saranno i punti di riferimento. Eh, proprio per, la, eh, per il coordinamento di tutte queste attività. E insomma, si va verso come dire, un, un ampliamento dell'offerta sanitaria, no? dell'offerta dell assistenziale generale. Sul, sul terreno, quantomeno da un punto di vista, cioè e immagino sicuramente dei servizi, ecco. ecco, non solo come strutture ma anche dei servizi. Eh, siccome mh, vorrei condividere ancora qualcosa anche col dottor Greco che è rimasto con noi in collegamento, sta ascoltando ovviamente attentamente cose che sicuramente già conosce meglio dei nostri telespettatori, vivendole, vivendole quotidianamente, vorrei chiedere anche a lui, vedendo questa eh, cartina che stiamo analizzando, che stiamo commentando, un po', se mi permettete, un po' la fotografia di quello che eh, da qui al 2026, appunto, che è il, il termine, no? la, la, la deadline, noi avremo sul nostro territorio da un punto di vista dell'assistenza sanitaria. Ecco dottore, che, che, che considerazioni le vengono? Insomma, sarà una sanità migliore? Sarà una sanità più organizzata, più efficiente anche nelle risposte ai cittadini? Quello che hanno detto il dottor Printo e il dottor Profeta è assolutamente eh, mirabile. La prossimità è l'obiettivo e il target di questo nuovo decreto. Eh, Allegare il tutto eh, aggiungerei il fatto che è fondamentale anche una eh, forte spinta sull'innovazione tecnologica e quindi su quello sì. che è il prossimo futuro, la telemedicina. Eh, ricordiamoci del tema della carenza dei, eh, del personale sanitario, medico e delle professioni sanitarie. Un eh, incentivo nelle grandi apparecchiature anche eh, relativo a quello che è un intervento importante che deve essere portato avanti riguardo a queste che sono tecnologie che permetteranno eh, di arrivare dove forse eh, con le forze in campo adesso sarebbe difficile arrivare chiarissimo chiarissimo assolutamente insomma noi ci abbiamo verso la conclusione di questo incontro io però intanto al dottor profeta vorrei chiedere anche quella che è una domanda ricorrente da questo punto di vista cioè eh, aumenta l'offerta diciamo sanitaria sul territorio l'assistenza si fa più prossima più vicina al paziente ai cittadini aumentano sono nuove strutture il personale per queste strutture, per farle funzionare in un certo senso ci sarà? Sarà sufficiente? Il, il personale e le risorse per l'assunzione di personale sono state i, individuate in un altro provvimento tutto italiano, quindi non c'è il PNRR. Sì. È un cioè non di, di derivazione eh, europea no, eh, diciamo eh, eh, così. Non di derivazione europea. Eh, Molte regioni eh, hanno ritenuto che in effetti le risorse messe in campo non fossero sufficienti, ma eh, noi riteniamo che, eh, almeno per quanto ci riguarda Teramo, se riusciamo a reperire poi queste persone eh, possiamo fare una, un buon lavoro. Tra l'altro abbiamo parlato di strutture, eccetera, però... Eh, voglio, vorrei anche dire due cose che mi sembrano fondamentali. Una è che eh, ci, sono delle, ci sono delle novità eh, anche funzionali, ad esempio, la figura dell'infermiere di famiglia sì. eh, che è importantissima, quindi, un infermiere che è più vicino al domicilio del paziente. Eh, la figura: la, l'istituzione delle unità di continuità assistenziali, cioè medici e infermieri che eh, si occuperanno proprio dei pazienti, dell'assistenza a domicilio dei pazienti più fragili, eh, quindi sempre in supporto eh, e in, in collaborazione sia con l'ADI sia con il medico di medicina generale. Ma diciamo, oh, anche questo è un'offerta, ma... e eh, non ultimo. Il rapporto con i servizi sociali dei comuni e con i comuni, che devo dire la verità, eh, fino adesso eh, sono stati diciamo, molto collaborativi, a prescindere dai, dal comune di Rosete, di Nereto, che ci hanno donato l'area sul sulle... Eh, sulle quali quindi addirittura il comune di Nereto l'ha dovuta acquistare. Quest'area per potercela donare, quindi mh, ho il comune di Roseto che si toglie una grande area, comunque in una zona edificabile. Sì. Non cioè, eh, eh, poteva essere destinata. Eh, anche ad altro invece eh, l'ha eh, eh, destinata eh, per quindi, una nuova diciamo, struttura. Eh, anche, eh, tutti quanti dovranno collaborare. Mm. Anche il comune dove andrà. La, il camper mobile sì. no, eh, quantomeno una presa di corrente ce la dovrà mettere a disposizione un parcheggio, parcheggio oh, l'intervento di tutte eh, le, le istituzioni di, tu, di tutte le istituzioni assolutamente eh, dottor Pinto un'ultima considerazione insomma, per salutarci in un certo senso per chiudere questo ampio discorso che abbiamo fatto ecco, insomma, anche per lei per concludere una sua, una sua prospettiva, per così dire, su questo nuovo assetto organizzativo, no? andrà ad apportare davvero quella, quel miglioramento, quella attesa di risposte no? da parte dei cittadini che spesso magari possono anche oggi non, non trovare immediatamente no? quando si rivolgono alla, alla ASL, alla nostra sanità? Ma decisamente sì, eh, per chi come noi, ormai io dico noi perché io e il dottor Profeta abbiamo ormai raggiunto diciamo, eh, un'età avanzata eh, soprattutto da un punto di vista professionale e qui come noi eh, forse che è stato sempre abituato a lavorare in emergenza eh, soprattutto sul territorio eh, allora eh, diciamo che questo tipo di organizzazione è un po' Eh, ci rende eh, un po' eh, più, più, più tranquilli perché è il compimento eh, no, della, della nostra attività, eh, quello che un po' noi abbiamo sempre lottato anche nei confronti ovviamente dell'azienda, ma lottato nel senso di proposte, di proporre eh, questo tipo di attività, oggi eh, ci è data questa possibilità. Con questi finanziamenti e quindi eh, noi siamo assolutamente convinti, ma siamo anche altrettanto, come dicevo prima, pronti eh, anche da, da una esperienza pregressa eh, a portare avanti questi, questi almeno ad avviarli. E poi eh, ovviamente, eh, come, come diceva prima anche il dottor Profeta, nella sanità no, non c'è mai eh, una, una, una azione definitiva perché ovviamente le evoluzioni diciamo normative tecnologiche eh, di scoperte scientifiche implicano inevitabilmente la capacità di essere in grado di eh, e noi lo abbiamo già dimostrato e quindi su questo noi siamo assolutamente tranquilli e certi di essere in grado eh, di eh, poter affrontare questa sfida perché tale è eh, nella, nella maniera migliore possibile. Eh, Ingegnere di Felice Ardente, lei ci ha dato prima il termine ultimo, il 2026, quando insomma si dovrà partire con questa organizzazione, quindi quando cominceranno un po' le prime attività, i primi cantieri di queste strutture che dovranno nascere? Allora, dalla prossima settimana dovrebbero avere inizio le, le attività di progettazione vere e proprie, quindi i tecnici incaricati eh, partiranno con le progettazioni che saranno, eh, avranno come diciamo, capostipite una dimensione green e una dimensione mm. digital, quindi... Con una particolare attenzione alla transizione verde, alla transizione digitale, eh, cercando di, appunto, eh, di coprire tutte le strutture con una digitalizzazione a 360 gradi. Eh, a seguire eh, eh, ci saranno quindi le attività di verifiche e validazioni e poi si partirà con le procedure di gara e quindi si apriranno i vari cantieri. Insomma, tanto lavoro anche per l'ufficio tecnico, no? per la parte no, eh, tecnica che lavora. Su, sui progetti, e eh, sui ogni sui due giorni ehm. hanno un sollecito da parte della regione per avere dati, 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 Immagino, dati. Certo, è conferme, perché cioè, tutta, tutta la struttura, tutta l'azienda sia abbastanza sotto pressione no, Ma, per arrivare eh, per per a centrare gli obiettivi. Però ci piace, se no, altrimenti di eh, Leggio Domenico, già si è mandato in pensione se non ci il PNRR. <ride> Ci ha dato questa, eh, ah, voglia, questa di, voglia di, di, di rimanere, continuare fino a di 70. mettere a disposizione quell'esperienza di cui parlava prima il, il dottor Pinto. Noi dobbiamo davvero salutarci perché questa puntata è stata più lunga del, del consueto, più lunga delle altre, ma era doveroso e necessario, proprio perché i temi da trattare, da affrontare erano tantissimi e allora io ringrazio gli ospiti, il dottor Valerio Profeta, il dottor Giandomenico Pinto, l'ingegner Valentino Di Felice Ardente e in collegamento il dottor Stefano Greco. Grazie a voi tutti per essere stati con noi, per averci illustrato insomma quella quella che sarà la nuova sanità territoriale dell'ASL di Teramo. Termina qui questa puntata con essa, come dicevo in apertura anche questo ciclo di trasmissioni di Spazio Salute, io ringrazio tutti voi che ci avete sempre seguito con attenzione da casa, un ringraziamento particolare lo faccio anche alla, alla collega eh, Antonella Formisani responsabile dell'ufficio stampa della ASL di Teramo che ha agevolato molto eh, l'organizzazione di questi appuntamenti di queste trasmissioni ovviamente Supergei continuerà ad occuparsi di sanità, di informazioni sanitarie anche in tutti gli altri spazi non è detto insomma, che ci ritroveremo ancora più avanti, insomma, con un nuovo ciclo di trasmissioni di Spazio Salute. Per il momento è tutto, grazie e arrivederci.